Jetson Alp a Ponti. Intanto diciamo che cos'è Jetson Alp. Jetson Alp è una rassegna di musica jazz e etnica. Si svolge a luglio ogni anno, quest'anno si è svolta la seconda edizione ad Alpette. Jetson Alp è organizzato da Suono Libero e ha il progetto ambizioso di poter andare a svolgere concerti anche all'interno della nostra valle, nei comuni limitrofi, non soltanto ad Alpette. Quest'anno è il primo sogno, forse la prima volta che si realizza, grazie all'ospitalità del comune di Pont e alla Consulta che ha sovvenzionato parte di questo evento. E stasera noi qui presentiamo il Comunicato Samba e la Capoeira. Devo dire che l'ospitalità di Pont da parte del comune è stata fantastica, perché abbiamo avuto il comune in mano praticamente e tutto l'aiuto del comunicato dell'organizzazione della festa della transumanza. Per voi passare dalla transumanza al jazz, insomma, è un bel salto, ma vuol dire che insomma voi volete promuovere comunque Pont con qualunque strumento. Certo, la festa della transumanza era nata per quello, per promuovere il nostro paese. Tutto quello che è legato alla promozione del nostro paese lo abbracciamo. Abbiamo iniziato con la transumanza, ormai quest'anno è la quarta edizione, e quando Silvia ci ha proposto questa collaborazione l'abbiamo colta assolutamente, l'abbiamo abbracciata. E quindi tutto il comitato della Tramia, che organizza la transumanza, si è agganciato a Silvia per organizzare, a Suono Libero, per organizzare questa serata. Quindi tutto quello che riguarda la promozione, la grafica e poi l'organizzazione proprio della serata, gli abbiamo dato una bella mano, insomma, ci fa piacere. Questa sera proponete musica e musica di qualità a Pont. Che cosa farete? Il Comunicato Samba è un gruppo prevalentemente di percussione, ma oggi useremo anche la voce, faremo un repertorio di alcuni brani classici della musica brasiliana che forse magari non tutti qua in Italia conosceranno, però per noi sono dei classici, e prima di noi ci sarà la capoeira con Mestre Pelé del gruppo Senzala di Torino. Che cos'è la capoeira? La capoeira è una lotta mischiata con danza, con gioco, con musica, con movimento. È un'arte nata nel periodo della schiavitù. Io faccio parte del Centro Cultural Senzala di Capoeira, del Rio de Janeiro, Brasília. La nostra scuola esiste há 50 anni e oggi non facciamo solo capoeira, ma facciamo altre manifestazioni della cultura popolare brasiliana, come jongo, che è un ballo caratteristico del Brasile di origine africana, il maculele, che è fatto con due bastoni di legno, e la capoeira. Tutti questi tre movimenti hanno avuto la stessa storia. Sono schiavo, che arrivava dall'Africa nel periodo della schiavitù, che molta gente non conosce il jongo, né? È una cosa ricca, una cultura ricca, e molta gente non conosce. Conosce più la capoeira, il samba, il jongo non si conosce. Então, hoje apresentamos o quadro com essa festa.